siccome una mattina mi sono alzata, disse: Giuseppe, senti, ti difenderò sempre, pure quelli con la sedia a rotelle. Oddio, ma posso un mese giacare la mia rotella. E parto. E mi fece trovare la sedia a rotelle. Già da ragazza, Felicia Bartolotta, perché così si chiamava, dà i segni del suo carattere quando rompe il fidanzamento con un giovane di Cinisi, un bravo ragazzo, un lavoratore. Lui era partito per la guerra e si erano scritti per 2 anni. Quando torna si decidono le nozze, si prepara la festa, si espone il corredo, ma la notte Felicia nel suo letto realizza che non lo ama e decide di non sposarlo. Sveglia tutti e lo comunica alla famiglia. E non mi devono toccare. Se mi rapiscono e mi costringono al matrimonio riparatore, denuncio tutti e vi mando tutti in galera, per primo voi che siete mio padre. Questo gesto scatena nel paese ed in tutto il circondario una rivoluzione. Siamo negli anni 40 e le donne non hanno ancora diritto di voto. 20 anni dopo Franca Viola rifiuta le nozze riparatrici di chi l'aveva rapita e diviene un caso di cronaca che valica i confini della Sicilia e da cui viene tratto un famoso film. Felicia Bartolotta nasce a Cinisi il 24 maggio del 1916, segno zodiacale, gemelli. Il padre lavora al comune, la madre casalinga. Felice ha un fratello, Matteo, e una sorella, Fara. Sicuramente la sua adolescenza sarà stata come quella di tante altre ragazze. Avrà imparato a ricamare, a lavorare all'uncinetto, a cucire. Si sarà preparata a diventare una buona moglie e madre. Ma la sua natura è forte e ribelle.